Allora, per quanto riguarda le vaccinazioni qui a via Sbano, presso l'Istituto Giannone, sono state cambiate perché mio padre doveva andare all'Ordine dei Medici. Siamo venuti qua stamattina, già circa un'ora e mezza, tutte queste persone anziane qua, è già un'ora e mezza che stanno in piedi, c'è un assembramento, quindi pensate un po' questo Covid, come non si fa a prendere a questa maniera. C'è una disorganizzazione mondiale. Queste persone che stanno in piedi da circa un'ora e mezza, no? Cioè, la gente non capisce come mai non riescono ad organizzare, perché i vaccini ci sono, ma manca proprio l'organizzazione, manca proprio. Poi, ripeto, qui il mio medico, per quanto riguarda la vaccinazione, ha indicato, in base alle patologie che ha mio padre, il Pfizer e Moderna. Veniamo qua e ci dicono: no, qua ci sta AstraZeneca. Allora, per quanto riguarda AstraZeneca, chi ha le patologie e meno indicate, come giustamente dicono i medici di base a certi loro pazienti che hanno delle patologie che non lo possono fare. Perché come lì qua io a Via Lucira, Donuva, e quindi ho detto, ma vedi, non ci interessa niente, quell'altro. Ha fatto una lunga fila prima di arrivare oltre l'orario, un'ora oltre dopo l'orario. Mo sta dentro e speriamo che si sbrighi prima. Però qua hanno fatto un caos, anzi prima ce n'era ancora di più, perché molta gente se n'è andata via, si è scocciata, perché non è possibile. Anche perché si tratta di gente anziana, molta gente non riesce neanche a stare 10 minuti in piedi. E non è possibile trattare la gente, che dicono le persone un po' particolari, trattarle in questo modo. Allora creavano almeno una sala d'attesa che sta gente si sedeva e poteva stare, non è tenuto sotto il sole. Questa è una disorganizzazione completa. E di questo anche sì, perché non ci danno la possibilità di scelta? Perché quando uno dice che ci sono dei vaccini, uno deve avere anche la possibilità di scegliere un vaccino. Non è possibile che loro impongono, dicono, preferibilmente, però te lo impongono. E questa è una cosa che non l'ha messa nessuno. Siamo in un regime di democrazia e poi ci dicono devi fare per forza quella. Questo non è possibile, questa è una cosa proprio. Con la Puglia ti vaccina, la Regione programma il calendario delle vaccinazioni anti-Covid secondo fasce d'età, a partire dai 79 anni in giù. Non hai più bisogno di prenotare. Per il tuo vaccino la data e il luogo vengono fissati in base all'anno di nascita. Per confermare l'appuntamento devi solo aderire alla vaccinazione. Come? È facile. Ti serviranno solo codice fiscale e tessera sanitaria. Collegati alla nuova piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it. Se la tua fascia di età è già attiva, clicca su Accedi al servizio online e segui le istruzioni. Conoscerai così la data e il luogo del tuo appuntamento. Se puoi, stampa il promemoria e il modulo per il consenso informato e portali con te il giorno della vaccinazione. Puoi aderire alla campagna vaccinale anche chiamando il numero verde 871 39 31 o rivolgendoti a una delle farmacie accreditate al servizio PharmaCoop. Il giorno della vaccinazione porta con te la tua tessera sanitaria e, se puoi, il promemoria stampato e il consenso informato già compilato. Il vaccino. La miglior difesa è la scienza.